Noi di carta numero 0 siamo con Monica Colombo e sono la responsabile della sezione didattica della Galleria d'Arte Moderna di Milano. Allora, noi siamo venuti su a Milano un po' incuriositi dalla, insomma, dalla galleria. Ecco, quando nasce la galleria? Come museo, come istituzione? Allora, nasce con il dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quando la collezione e la villa vengono restaurate, vengono ripristinate, riaperte al pubblico e quindi poi si apre un museo civico. Cos'è un museo civico? Ha ragione, adesso non so in tutta Italia, ma diciamo a Milano ci sono diverse realtà museali, musei statali, per esempio il Cenacolo Vinciano, la Pinacoteca di Brera, musei municipali, cioè del comune di Milano, come il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo del Risorgimento, eccetera, eccetera, e poi istituzioni e fondazioni private, anche molto celebri, il Museo Poldi Pezzoli, il Museo della Scienza e della Tecnologia, per dirne due famosi. La nostra è una realtà che fa parte della rete dei musei civici, quindi gestiti dal Comune di Milano. E qui troviamo opere d'arte dal Settecento? Allora, la villa dal punto di vista architettonico e decorativo è di fine Settecento, neoclassica. Poi di fatto la collezione è di opere ottocentesche. Sostanzialmente dai primissimi anni dell'Ottocento, ancora l'età napoleonica, fino alla chiusura del secolo. Di chi era la villa? Allora, la villa era di Ludovico Barbiano di Belgioioso, quindi aristocratico milanese, famiglia molto potente, con altri possedimenti in città, e poi è passata proprio in età napoleonica a una persona ancora più potente, anche se per breve tempo, che è stato Eugenio di Beauharnais, cioè il viceré napoleonico. E qui troviamo, insomma, poi vedranno anche le foto, e, insomma, troviamo dipinti anche di un certo... Sì, perché si parte dall'affresco di Andrea Piani, della Sala del Parnaso, ancora dell'età degli abitatori della villa, e poi le acquisizioni della collezione ci portano a Hayez, che è sicuramente una figura di primo piano nell'arte romantica, piuttosto che fine secolo con Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo, insomma, quindi sicuramente dei nomi interessanti. Ma troviamo, e quali sono le principali correnti artistiche presenti? Allora, c'è un grosso patrimonio di scultura neoclassica, molto interessante, anche un gesso di Canova, che rappresenta la Ebe, ovviamente tema mitologico. Poi, dal punto di vista sempre della scultura, una collezione consistente di opere di Medardo Rosso, sia in cera che in bronzo, quindi si va dal neoclassicismo alla fine del secolo, veramente una scultura che tocca le correnti francesi, l'impressionismo e quant'altro. E poi tutto quello che ci sta in mezzo, romanticismo, scapigliatura, simbolismo e anche qualche puntatina con qualche maestro straniero, sempre dell'Ottocento, come appunto ricordavo prima, anche nomi grossi, anche se con opere piccole come Gauguin, Van Gogh, Manet, con una bella opera di Amazzone a cavallo. Voi siete in rete anche con altre gallerie d'arte moderna? Allora, diciamo non in reti istituzionalizzate, ma con proficui rapporti di collaborazione per quanto riguarda magari lo scambio di opere d'arte, i prestiti in relazione alle mostre. La Galleria d'Arte Moderna di Roma spesso ci chiede opere e viceversa, per cui sicuramente. Abbiamo una rete diretta invece con un altro museo milanese che è il Museo del Novecento. Costituiamo insieme un polo dedicato all'Otto e al Novecento. Con la Toscana avete rapporti? Io personalmente non saprei dirle con esattezza, ecco, per questa cosa forse la direzione del museo è più competente, che io sappia non particolari. Quindi è uno spunto. È uno spunto, perché no? Perché no? Insomma, anche noi come, a parte il Rinascimento, però anche l'Otto-Novecento. Dopo c'è, insomma. Ma chiari sono nostri. Non vi manca niente. E la città di Milano verso questa istituzione è molto sensibile? Progressivamente di più. Forse la galleria, nonostante sia un luogo bellissimo, magari per qualche anno è stata meno considerata rispetto ad altri musei,
magari più celebri o in posizione più centrale. Devo dire che ultimamente, con l'ultima amministrazione, si sente un cambiamento consistente, per cui la rete dei musei civici adesso, anche con questo nuovo sistema di biglietteria, di abbonamenti eccetera, rende più visibili tutti, perché il piccolo viene aiutato dal grande e viceversa, e poi grossi lavori di restauro, riallestimento, per cui sicuramente ci sono cambiamenti che porteranno esiti, immagino, positivi. Ha aiutato il clima brutto? Perché dice, è uscita la notizia da questi giorni che è aumentato... Effettivamente ci si rifugia forse anche all'interno dei musei, visto che gli acquazzoni impediscono, insomma, la passeggiata all'esterno. Poi la galleria è comunque in una posizione non magari centralissima, non è in Piazza del Duomo, però siamo a due passi dal Quadrilatero della Moda, da Porta Venezia, è in una zona bellissima tra due parchi notevoli, Milano ha poco verde, per cui essere in mezzo a due parchi, ecco, questo aiuta, e quindi cioè, la gente si vede, insomma, si inizia a vedere. Prossimamente avete delle iniziative? Sì, con l'autunno parte una mostra dedicata a Alberto Giacometti, che sarà allestita qui al pian terreno della villa, non solo sculture, anche dipinti, opere grafiche, quindi una mostra molto interessante dedicata a questo artista svizzero del Novecento. Però abbiamo un sostegno del nostro main sponsor, che è UBS, per cui chiaramente il mondo svizzero è particolarmente caro a noi e allo sponsor stesso. Un'ultima domanda, noi come associazione ci occupiamo di arte terapia e mi ha accennato che il museo ha ospitato un'esperienza, sì. Brevemente se ne può... Sì, ho ospitato un'esperienza molto interessante che si chiama perché verrà replicata Affetti Effetti, che ha coinvolto associazioni di familiari di disabili psichici e terapisti, psicologi e l'ente pubblico, con poi sostegno anche di enti privati, per diciamo, avvicinare anche persone che forse in maniera superficiale si pensa non possano essere fruitori dell'arte, invece le arti figurative, sia dal punto di vista della pratica dell'arte che della conoscenza della storia dell'arte. E queste persone hanno scoperto il museo, hanno lavorato in museo, hanno creato opere d'arte e soprattutto poi sono stati promotori, hanno raccontato il museo facendo visite guidate per il pubblico. Quindi è stata un'esperienza molto bella, che è durata proprio tutto l'anno, da due anni viene condotta. E speriamo che ora con l'Expo che sta per arrivare il prossimo anno, insomma, aumentino anche... Sì, ci contiamo, abbiamo visto che tra il pubblico, diciamo, straniero c'è forse una prevalenza di turisti francesi, sarà l'Eco Napoleonica, sarà ricordato nelle guide, e turisti dell'est europeo, russi, che arrivano un po' in tutta Milano, quindi scoprono anche la galleria, poi vediamo, insomma, noi ovviamente... Vediamo che non comprino la villa, perché... bella, un bel parco con laghetto. I soldi allora non gli mancano? No, per il momento no, esatto. Va bene, le ringraziamo. Grazie a voi.